è chiaro che insomma sappiamo dove abbiamo dovuto lavorare, insomma questa squadra, come dicevi bene, non è mai mancata nelle prestazioni, purtroppo a volte siamo stati penalizzati da errori individuali che dobbiamo migliorare, ma questi si migliorano solo con gli allenamenti. È chiaro che qualche errore è da mettere in preventivo, perché sbagliano i giocatori che giocano in Serie A e giocano in Champions League, non possiamo pensare che i nostri non sbaglino mai. È chiaro che dobbiamo migliorare, perché secondo me la squadra sta facendo qualcosa di fantastico, e lo rimarco, perché questa squadra è partita senza nessun favore dei pronostici, era data retrocessa da tutti, per cui oggi siamo a commentare una squadra che è terza in classifica, che se l'è giocata con tutti, che ha una grande identità, che è stimata da tutte le persone che la vedono, e per cui noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso sapendo tante cose buone abbiamo fatto e sapendo quali sono quelle da migliorare, che sono sotto gli occhi di tutti, ma sono convinto che per come li vedo lavorare, insomma, la squadra sta sul pezzo e vuole subito riprendere la corsa, ecco. Ma purtroppo abbiamo perso Maier, però Hernani decido domani mattina, è da due giorni che si allena con noi, è un giocatore importante, domani mattina valuto, comunque è recuperato, se ci sarà lui, insomma ci sarà Liotti che ha fatto molto bene, per cui sono molto tranquillo, ma al di là di chi ci sarà, la squadra ha fatto un'ottima settimana, era amareggiata perché chiaramente non meritavamo il risultato di Palermo per tanti fattori, ma se abbiamo perso, insomma, è perché abbiamo meritato di perdere e dobbiamo subito reagire, insomma, rigiochiamo in casa l'ultima volta abbiamo vinto, in trasferta venivamo da 4 vittorie consecutive, per cui insomma, pensiamo a tutte queste cose positive che abbiamo fatto fino adesso per cercare di giocare una grande partita, perché insomma giochiamo contro una delle squadre migliori del campionato, che l'anno scorso meritava di andare in A, che si è rafforzata, che a gennaio ha speso tanto per andare in Serie A, per cui è un bel banco di prova, ma davanti alla nostra gente penso che saremo pronti. Non l'avevo letto il tuo, ecco, avevo letti tanti di pessimisti io purtroppo, di solito leggo quelli ottimisti, però noi se siamo in questa posizione di classifica perché ci siamo meritati questa posizione, nessuno ce l'ha regalata, è chiaro che è un campionato difficile, vediamo che squadre che ambivano ad andare in Serie A lottano per non retrocedere, per cui è un campionato complicato, però noi siamo lì, ce la dobbiamo giocare cercando di giocare bene, perché questo non dobbiamo perderlo, perché se abbiamo una caratteristica è quella di giocare bene, di comandare il gioco, dobbiamo migliorare in certi frangenti, ma col lavoro quotidiano sono sicuro che li miglioreremo, e poi insomma marzo-aprile vedremo dove saremo. Terranova penso che sia un giocatore pronto dal primo giorno che è arrivato, per carriera, per età, come Contini. Poi gli altri sono due ragazzi giovani, bravi, a cui non va dato troppe responsabilità, ma anche loro sono pronti a giocare, per cui non è detto che domani non giochino. Ecco.